Ancora dibattiti sulla questione area metropolitana a proposito dell'adesione del centro rivierasco nella macroarea della città di Catania. Raccolti pareri pro e contro su questa decisione. Dive Active, esperienze, abilità diverse, qualità della vita, nuovo progetto per aiutare i diversamente abili nel formarli come operatori turistici, guide subacquee ed essere in grado di gestire una cooperativa. Quarta edizione di Trezzarte, l'iniziativa che si pone come terreno di confronto e scoperta di artisti emergenti nel territorio di Acitrezza. Remata Longa, l'avventura che si è svolta anche quest'anno tra diverse vicissitudini e sete di vittoria. Benvenuti in una nuova edizione del nostro telegiornale. Iniziamo a parlare delle ultime novità relative all'area metropolitana. Infatti pare che ad Aci Castello si riaccende nuovamente il dibattito in Consiglio Comunale che a maggioranza, solo uno il parere contrario, approva una mozione di indirizzo sull'adesione del centro rivierasco nella macroarea della città di Catania. In merito abbiamo raccolto i pareri pro e contro questa decisione espressi dal vicepresidente del Consiglio Comunale Salvo Tosto e del consigliere di opposizione Antonio Maugeri. I dettagli nel servizio di Salvo Russo. Aci Castello ed il suo comprensorio aderiranno all'area metropolitana della città di Catania. È quanto espresso dal Consiglio Comunale, riunitosi la scorsa settimana, per esaminare nel merito una mozione di indirizzo presentata dal consigliere Nando Cacciola, favorevole a questa soluzione, che ha ottenuto il beneplacito dalla maggioranza dei presenti in aula, con un unico distinguo, quello del consigliere Antonio Maugeri, propenso invece all'adesione del comune rivierasco al libero consorzio delle Aci, che così motiva la sua decisione. Siamo un bivio. Dobbiamo decidere appunto se stare dentro l'area metropolitana oppure andare in liberi consorzi. L'area metropolitana è, a mio avviso, senza via d'uscita. Se funziona, funzionerà, ma se no sarà un disastro. Fino alla cancellazione addirittura del nostro comune. Io credo che questo sia un rischio troppo elevato in questo momento, anche perché è una legge come dire, che non dà certezze né da una parte né dall'altra. Tempo fa, ad aprile, fu votata una delibera in consiglio con i voti favorevoli del consiglio comunale invece per la fuoriuscita dall'area metropolitana. Non passò solo perché non si raggiunse il quorum. Abbiamo votato qualche giorno fa una mozione che prevede che non venga discusso, o meglio, che non venga proposta dall'amministrazione la delibera a portare in consiglio, quindi questa, come dire, mancanza di dialogo, di discussione su una delibera che potenzialmente potrebbe essere determinante, anzi è certamente determinante per il nostro futuro e potenzialmente potrebbe anche cancellare l'identità del nostro comune, secondo me è una gravissima mancanza di democrazia. Io ricordo che fino a qualche mese fa, uso anche la parola del sindaco, il sindaco non si fidava di Crocetta e non si fidava di questa legge, cosa che io continuo a mantenere, a rispettare questo pensiero. Non mi fido assolutamente di questa legge, perché questa legge in un primo momento prevedeva la cancellazione dei comuni, poi fu rivista a seguito della legge del Rio, prevede il mantenimento dei comuni, ma questo, ripeto, attraverso una legge. Attraverso una legge l'hanno tolta, attraverso una legge l'hanno rimessa, non escluso, attraverso una legge la ritolgono nuovamente. Io ricordo che il nostro territorio limitrofo è la circoscrizione Picanello-Ognina, che conta 85.000 abitanti contro i 19.000, poco più di 19.000 di Aci Castello. Questo vorrebbe dire che in un ipotetico futuro, all'interno dell'area metropolitana, nel caso in cui si dovesse pensare che i piccoli comuni, come in questo caso all'interno di questa macro struttura e Aci Castello, possono anche essere assorbiti dai territori più ampi, ripeto 85.000 contro 19.000, è chiaro che noi andremo a finire annessi al territorio di Picanello. Allora, se questo è il nostro futuro, io credo che il rischio sia talmente elevato che non ne valga la pena. Non solo, la cosa fondamentale, la ripeto, è che dall'interno dell'area metropolitana, una volta entrati e scadenza il 28 settembre, non c'è a oggi via d'uscita. All'interno dei liberi consorzi che potrebbero essere costituiti insieme ai comuni vicini come Cireale, Cicatena, c'è anche Taormina, so che è interessato, quindi un libero consorzio comuni in serie importanti.
Invece lì c'è comunque la possibilità di uscirne fuori nel momento in cui uno lo desidera. Certo, dei vantaggi della scelta di fare parte della macroarea metropolitana di Catania e portavoce della maggioranza espressa in Consiglio Comunale, il vicepresidente Salvo Tosto. Sulla base dell'ultimo Consiglio Comunale, i consiglieri presenti in aula, ad eccezione appunto di un consigliere, hanno proposto appunto attraverso la mozione di mantenere il comune di Cicastello all'interno della città metropolitana di Catania, evitando quindi attualmente di deliberare la fuoriuscita, perché per la fuoriuscita appunto è necessaria una delibera del Consiglio Comunale, perché riteniamo, i consiglieri che hanno votato, ovviamente nel rispetto delle opinioni di ognuno, che attualmente la città metropolitana possa garantire più opportunità attraverso una serie di finanziamenti che sicuramente potranno essere da volano per il comune di Cicastello. Ritengo che effettivamente possono, e ci sono state in passato, delle perplessità su un aspetto che magari ha portato a parte della cittadinanza, magari qualche consigliere, ad essere perplesso su tale adesione. Il fatto che il comune di Cicastello, aderendo appunto alla città metropolitana, potesse perdere la sua identità di comune. Mi rendo conto che questo effettivamente è un dubbio che c'è, che mette, ha messo diciamo, in allerta e in allarme anche diversi sindaci di altre città appartenenti alla potenziale area metropolitana. Il problema è questo, che attualmente non aderendo alla città metropolitana non c'è ancora un libero consorzio che si è formato. Se un cittadino mi dovesse domandare, non aderendo alla città metropolitana, dove andiamo a finire, non saprei ancora rispondere, in quanto i comuni che devono deliberare ancora tutti non l'hanno fatto e quindi non si è ben definito il libero consorzio, quindi non sapremo con chi andremo a capitare e quali funzioni soprattutto e quali finanziamenti avrebbe questo libero consorzio. Ma poi ritengo appunto una mia opinione personale, che le città metropolitane, che saranno appunto 14 in Italia, quindi Catania potrebbe entrarne a fare parte, e Cicastello quindi anche all'interno di essa, avranno dei finanziamenti ad hoc per le città metropolitane, dei finanziamenti europei, e ritengo che sarà appunto cura dei sindaci delle città metropolitane cercare appunto di sfruttare al meglio i finanziamenti perché appunto il turismo, lo sviluppo e gli investimenti anche da parte di eventuali investitori italiani e non solo saranno secondo me concentrati soprattutto sulle grandi città metropolitane. Tra i rischi di una paventata globalizzazione territoriale o le prospettive di opportunità di crescita, il dibattito dentro e fuori l'aula consiliare si infittisce. Nel frattempo alcuni gruppi consiliari lavorano anche a possibili proposte alternative. Ci sarà tempo sino al 28 di settembre per avere un quadro chiaro e definitivo sulle scelte o se cambiare lo stato delle cose. Mi rendo conto, e lo dico ancora una volta, che è un tema delicato, ma nessuno vuole svendere il comune di Cicastello. Agiamo così perché riteniamo che sia ad oggi, sulla base di quelle informazioni che abbiamo, che sia appunto la scelta migliore per Cicastello. Ma sono convinto, invito la cittadinanza, invito le associazioni, sono disposto a incontrarle personalmente e a confrontarmi sulla base di quelle che sono le normative e le informazioni a noi in nostro possesso oggi, a esprimere le proprie idee, le proprie opinioni ed eventualmente da qui a giorno 28 eventualmente rivedere la nostra posizione qualora dovesse essere più convincente. Ci sarà una richiesta a nome mio e del consigliere Francesco Scuderi, il quale mi ha dichiarato la sua vicinanza su quest'idea, quindi mi aspetto che il Presidente del Consiglio la metta all'ordine del giorno in tempi brevissimi, vista l'urgenza e la scadenza, dopodiché mi auguro che i stessi consiglieri che 4 mesi fa hanno votato contro l'area metropolitana e che pochi giorni fa hanno votato a favore dell'area metropolitana, non è escluso che magari, come hanno cambiato idea prima, magari ricambieranno idea dopo, magari riescono anche a convincerli. Pareri contrastanti, dubbi e certezze, modifiche ed emendamenti si intrecciano e hanno reso e probabilmente renderanno ancora tortuoso l'iter di una legge che ormai, anche in Sicilia, sembra addirittura d'arrivo, ma che potrebbe impantanarsi per effetto di una proroga dei termini che in molti auspicano. Dive Active, esperienza, abilità diverse, qualità della vita.
E il progetto presentato giovedì 28 presso l'aula consiliare Michele Toscano, con l'obiettivo di formare 13 operatori turistici, guide subacquee, diversamente abili, in grado di gestire autonomamente una cooperativa. Sentiamo Lucia Seminara. Un'occasione importante, colta inizialmente con qualche perplessità, ma che alla fine ha reso entusiasti i partecipanti. 13 ragazzi diversamente abili saranno presto a tutti gli effetti operatori turistici guida subacquea, grazie al progetto Dive Active, avviatosi un anno fa, la cui conclusione è prevista a dicembre, ma solo del progetto. Lo scopo infatti è quello di rendere questi ragazzi capaci di gestire in piena autonomia una cooperativa di tipo B, in grado di stilare dei percorsi turistici e di educazione al diving. Durante questo anno infatti i corsisti hanno acquisito nozioni di primo soccorso, biologia marina, tutte quelle competenze insomma per diventare guide subacquee ed ottenere il brevetto Dive Master, riconosciuto a livello internazionale. A lavorare con loro un corpus docenti facenti parte degli enti che hanno sposato tale progetto. Finanziato dal Fondo Sociale Europeo Sicilia, Dive Active aveva come ente capofila l'associazione Life Onlus, di cui era presente giovedì 28 presso l'aula consiliare Michele Toscano il responsabile sportivo Martino Florio. Altri enti partecipanti la cooperativa sociale Nikes, mentre partner di supporto l'area marina protetta del Plemirio e l'Endicaped Scuba Association. Formazione, orientamento al lavoro, stage, work experience assistita. Questo in sostanza Dive Active, che per l'innovatività e il coraggio della proposta ha ottenuto il premio europeo di eccellenza per il turismo accessibile dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. In seno a questo, durante la conferenza stampa, è stato presentato l'evento Una vita da fiaba, giunto ormai alla 7ª edizione, svoltosi sabato 30 in Piazza Castello. Non un semplice spettacolo tra musica e cabaret, ma un modo per trasmettere vari messaggi, premiando chi ha cercato e cerca di abbattere quelle barriere fisiche e mentali, ma anche atleti diversamente abili che hanno ottenuto risultati prestigiosi a livello nazionale ed internazionale. L'evento rientra nel calendario Sport Active, sempre inserito nel progetto, ovvero una serie di appuntamenti che vedono protagonisti diversamente abili. Tra gli appuntamenti, quello del 14 settembre, con le immersioni in acqua del battesimo in acqua Dive Active. Questi signori che hanno partecipato a questo corso, che sono parte integrante di questo progetto, hanno voluto fortemente fare questa esperienza. È una loro, un loro obiettivo che stanno perseguendo con tenacia, e penso che alla fine riusciremo a realizzare questa cooperativa che gli permette anche di integrarsi nel mondo lavorativo. Come nasce la voglia di partecipare a questo progetto? Il nostro istruttore capo, Carmelo, è un amico e tante volte mi ha chiesto di provare a scendere con lui sott'acqua. Ho iniziato, mi è piaciuto e ho continuato e ho completato tutti i brevetti, li ho presi tutti, sono divenuto anche dive master, quindi istruttore di subacqua anch'io, e da qui nascerà successivamente una cooperativa costituita da tutti noi che abbiamo fatto il corso e che andrà a operare su tutto il territorio, non solo locale. I nostri turisti, i nostri clienti li porteremo in montagna, i percorsi enogastronomici, un po' di tutto diciamo. Lavoreremo anche con tour operator stranieri che già ci hanno contattato. Un'esperienza anche che nasce dal suo passato da sportivo. Sì, diciamo che non mi sono mai fatto mancare nulla. Io nasco come giocatore di basket in carrozzina all'inizio, poi sono passato all'atletica, sono maratoneta, sono tornato di nuovo al basket in carrozzina, gioco nel Cuscus Catania di basket di Serie B, ho fatto paracadutismo acrobatico, ho corso con le macchine insieme a Clay Ragazzoni, il grande pilota di Formula 1 della Ferrari. I ragazzi invece che hanno partecipato, cosa trasmettevano? Cosa gli avete anche trasmesso? Diciamo che loro inizialmente erano un po' titubanti, un po' scettici, poi pian piano, soprattutto quando abbiamo cominciato il percorso operativo in acqua con le attrezzature per andare giù, si sono entusiasmati e hanno continuato. E poi l'ambiente marino è bellissimo, credetemi, è bello, e noi facciamo immersioni ricreative, non sportive. Noi lo facciamo non perché dobbiamo dimostrare qualcosa, ma perché
noi siamo uguali agli altri, non abbiamo nulla di che. Certo, quando ci sono le scale per salire abbiamo bisogno di qualcuno, però tutti possiamo fare tutto. Sette ragazzi dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Aci Castello sono stati ricevuti giovedì 28 dal sindaco Filippo Drago per una breve celebrazione di consegna di corsi gratuiti di windsurf. Una scelta condivisa tra amministrazione e istituto, ha dichiarato il preside Natalino Fraggetta, per premiare i ragazzi più meritevoli che hanno concluso un percorso di studi persino con la lode e tra qualche settimana ne inizieranno un altro. A tenere le lezioni che si sono avviate venerdì 29, Daniele Di Rosa, il cui obiettivo è quello di trasmettere ai ragazzi l'amore per il mare e per il windsurf. Il primo cittadino non ha celato le difficoltà che l'amministrazione ha dovuto affrontare per risolvere alcuni problemi in questa stagione balneare. Tra qualche settimana si dovrà nuovamente lavorare sul ripristino delle pompe dell'impianto di sollevamento ad Aci Trezza, attendendo poi a fine settembre l'esito del TAR del Lazio in merito al collettore di salvaguardia. In questi giorni poi un nuovo allarme è stato lanciato per la presenza dell'alga tossica, rendendo necessario il divieto di balneazione, attendendo il responso delle analisi per revocarlo. E ritornando anche quest'anno, Trezzarte arriva alla sua quarta edizione. Terreno di confronto e scoperta di artisti emergenti, l'iniziativa si caratterizza anche per la sua identificazione con il centro storico di Aci Trezza, che appunto si trasforma in un vero e proprio villaggio degli artisti. Per noi Marisa Battiato. È un'intera giornata dedicata all'arte nella sua totalità, quella organizzata ormai da qualche anno ad Aci Trezza, al centro della quale vi è la voglia di scommettersi e di scoprirsi di tantissimi artisti emergenti. Questo e molto altro è Trezzarte, il villaggio degli artisti, che ogni anno riempie di colore, musica e cultura tutto il paese. Il vanto e l'obiettivo è infatti anche quello di far riscoprire e rivivere il centro storico di Aci Trezza, che nella giornata di domenica 31 agosto si è davvero ammantato di ogni forma d'arte. Ad essere coinvolte, infatti, sono state principalmente Piazza Giovanni Verga, Via Provinciale e le vie limitrofe, anche se la moltitudine di artisti coinvolti ha reso l'intero paese un calderone di attività, con una mappa delle aree tematiche che guidava i tanti accorsi per l'occasione da un'esposizione all'altra. Già nella mattinata alle 9, infatti, gli artigiani coinvolti hanno avviato le loro esposizioni, guidandoci dall'arte della marionettistica a quelle del chiacchierino, dai murales al body painting, dalla fotografia alla pittura. Dalle 19 alle esposizioni di quadri e foto si sono poi affiancate le esibizioni degli artisti e degli sportivi, nonché dalle 20:30 la musica dal vivo, anche qui spaziando da quella classica all'italiana e straniera. Danza, sport, poesia, musica, pittura, artigianato e fotografia. Una giornata che ha raccolto tutte queste forme d'arte e le ha riconsegnate alla gente e ad un territorio sempre più assetato di queste iniziative. E dal 24 agosto sino al 7 settembre presso il Circolo degli Amici è possibile vedere le opere d'arte per conto dell'iniziativa Mostra Pittura dipinti su tutti i supporti. Diverse le persone che hanno reso possibile questo appuntamento artistico, tra queste Carmela Bentivegna con la sua esposizione di pittura, Rosa Pollino con delle creazioni di cucitura creativa e Di Melo Longo nella realizzazione di sculture a rilievo e di souvenir fatti a mano caratteristici del territorio castellese. Non si fermano mai le attività di sport e di solidarietà organizzate in oratorio dal gruppo sportivo. Martedì 26 si è giocata la finale di Supercoppa del torneo Tenda Amica, mentre dal 25 al 30 si è svolto il torneo di pallavolo a squadre miste. È andato per noi Valerio Saitta. Sotto la tenda c'è posto per tutti, questo è lo slogan del torneo di calcio Tenda Amica che si è concluso martedì 26 con la partita tra una rappresentanza dei giovanissimi del gruppo sportivo e una rappresentanza dell'associazione La Tenda di Cristo. Il torneo, iniziato a metà luglio, si proponeva ancora una volta l'obiettivo di educare i ragazzi all'amore e alla solidarietà verso il prossimo. L'associazione La Tenda di Cristo di Aci Reale, a cui sono andati i soldi raccolti per l'iscrizione al torneo, si occupa infatti da anni di aiutare le ragazze madri in difficoltà
o le persone che vivono problemi di droga e AIDS. Dopo la partita, vinta dalla rappresentanza dei giovanissimi dell'Associazione di Acireale, è stata effettuata la cerimonia di premiazione con il parroco Nino Merlino, che ha consegnato a tutti i partecipanti le medaglie e la coppa. Ormai questo è un appuntamento atteso sia dai nostri ragazzi che oltre qui dell'oratorio, e devo dire che è sempre una grande festa. Cosa farete quindi con i soldi che sono stati raccolti? Allora, questi andranno ad essere aggiunti all'iniziativa che già sta portando avanti il seminario di Acireale, quello di creare all'interno della comunità un piccolo centro sportivo multifunzionale. Quando ci troviamo in questo oratorio con tutti questi bambini, cercando di valorizzare quello che è la solidarietà, quella che è la relazione, è sempre bello. Noi quello che vogliamo è radicare sempre di più in questi ragazzi la solidarietà, il senso della solidarietà. È una festa fatta di nulla, di poche cose. Però ci stiamo divertendo tutti, siamo tutti contenti. Non termina però con Tenda Amica l'attività del gruppo sportivo, che dal 26 al 30 di agosto ha organizzato anche il torneo di pallavolo a squadre miste. 5 le squadre partecipanti, 2 composte dal gruppo degli scout, il gruppo sportivo, la Volley Casteddu e la De Lucas Volley. I soldi raccolti dalle iscrizioni serviranno, come ha spiegato l'arbitro organizzatore Mauro Seminara, a sistemare qualcosa nell'oratorio, come ad esempio la parte di rete che delimita il perimetro ormai fatiscente. Remata Longa Castellese, tra mille vicissitudini e vittorie, sale sul podio della gara K1 Gianluca Chiarenza e vincono nella canoa a 2 Aurelio Viscuso e Gabriele Scrofani. Marianna Puglisi. La remata longa è una gara in canoa all'insegna del divertimento e della tradizione. Quest'anno alla sua 36esima edizione, ma con un occhio al passato, quando ancora era in voga usare le barche a 2 punte, caratteristiche dei pescatori. Molte ondate, e non solo del mare, hanno toccato quest'anno la storica manifestazione castellese che, anche se al riparo nel Golfo della Praca, ha temuto il vento maestrale, facendo bagnare gli spettatori. Nella categoria principe delle antiche barche dei pescatori, hanno toccato il podio Peppone Pennisi e Pippo Patanè con la loro colomba bianca, battendo l'acerrima rivale di Armando Lanzafame e Carmelo Panebianco. Nella categoria K1, il vincitore Gianluca Chiarenza di Acitrezza, che ha superato il compaesano Trezzoto Gaetano Ursino. Un cenno speciale a Sofia di 7 anni e Marco Tomasello e Francesca Gulli di 6. Per la canoa a 2 hanno occupato il primo posto Aurelio Viscuso e Gabriele Scrofani, che hanno battuto la strana e stupefacente coppia Marilyn Catalano e Brigitte Scuto. Danielino Di Rosa ha battuto Stefano Cosentino, Andrea Catalano, Giuseppe Ursino, Davide Ascenzo e Gaspare Azzarello, ricordando l'antica arte del remo, cui le moderne pagaie tanto filo da torcere danno. La gara, che ha visto come moderatore il giornalista e professore Blanco, si è svolta quest'anno con gioia di tutta la cittadinanza, nonostante i cavilli burocratici e finanziari che rischiavano di farla saltare, con merito dei benefattori che hanno mantenuto una soluzione di continuità con il passato. Nei giorni 2 e 3 settembre alle ore 20:30 presso l'oratorio San Mauro si svolgerà Cineoratorio. Verranno proiettati pertanto i film Belle Sébastien e Viva l'Italia. L'evento, organizzato dalle associazioni del territorio, tra cui la nostra TV Acicastello, è patrocinato dal Comune di Acicastello e sarà ripetuto anche nelle frazioni di Ficarazzi e Canizzaro. E prima di concludere vi ricordo che dal 7 settembre ritorneremo a trasmettere la Santa Messa domenicale alle ore 10 in diretta dalla chiesa San Mauro Abate. E questo è tutto, vi ricordo che per rivedere l'edizione di questo TG basta andare nella sessione archivio TG del nostro sito www.tvacicastello.it. Grazie per l'attenzione, un saluto da Erika Calcagno.